Un buongiorno, benvenuti a questa edizione straordinaria del nostro TG6 che insomma si occuperà soprattutto, vi mostrerà in diretta la conferenza stampa del presidente della giunta regionale abruzzese Marco Marsiglio, perché insomma è notizia di ieri sera la firma da parte proprio del governatore della regione dell'ordinanza che istituisce la zona rossa nella Valfino, coinvolgendo 6 comuni, 5 della provincia di Teramo e uno della provincia di Pescara Edice. Misure ancora più restrittive dopo il DPCM dello scorso 11 marzo, dunque zona rossa per questi territori e chiaramente ci sono ulteriori misure restrittive. Tutto questo partiva dalla richiesta proprio dei primi cittadini di Castirenti, Castiglione, Bisenti, Arsita, Montefino e appunto Elice, visto il propagarsi in maniera esponenziale del numero dei contagi da Covid-19. Noi tra poco saremo proprio a Pescara in diretta dove si sta per sedere il governatore della regione Abruzzo Marco Marsiglio. Io intanto saluto, non lo vedrete, vedrete solo la sala, ma ascolterete la sua voce, Paolo Renzetti, che è proprio nella sala dove tra poco si siederà il governatore della regione. A Paolo do il buongiorno anche ovviamente per la parte tecnica a Loris Bennato. Paolo, so che mi ascolti, vediamo ancora la sala vuota. Io intanto, Paolo, faccio un po' un riassunto di quelle che saranno le misure che coinvolgeranno questi 6 comuni, per cui ci sarà il divieto di allontanamento dal territorio dei comuni, il divieto di accesso nel territorio, comunque consentito il rientro a domicilio o alla residenza, sospensione di tutte le attività produttive e commerciali ad esclusione dei negozi di generi alimentari di prima necessità, delle attività connesse e serventi alla catena agroalimentare e sanitaria, sospensione di tutti i cantieri. Qui vediamo anche alcune pagine dei giornali di questa mattina, sospensione di tutti i cantieri, chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati. Soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici, chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo comunque l'erogazione di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione e cremazione delle salme, garantiti comunque i servizi di raccolta e smaltimento, servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari. Questa è l'ordinanza firmata ieri dal governatore Marsiglio. Paolo, ti do il buongiorno. Ciao Paolo. Ciao, ciao Jacopo, buongiorno, buongiorno dalla sala consiliare del Comune di Pescara. Dicevamo, insomma, è stata una decisione che parte dalla richiesta pressante di questi primi cittadini e che ha trovato nella decisione proprio del governatore poi riscontro nella serata di ieri. Si pensava anche che il comune di Penne potesse rientrare all'interno di questa zona rossa, così non è stato, ma è stato un lungo pomeriggio in attesa della decisione della firma di questa ordinanza da parte del governatore. Paolo. Sì, sicuramente è stato quello di ieri un pomeriggio molto lungo, con la firma arrivata poco prima delle 19 da parte del presidente della giunta regionale Marco Castilenti. Marsiglio. Chiaramente No, vai avanti, tutto Paolo, vai verte avanti, vai avanti. attorno proprio. Sì, dicevo tutto verte, Jacopo, attorno alla decisione di istituire questa zona verde, che è zona rossa, pardon, che non comprende però il comune di Penne. Questo ha creato qualche polemica, soprattutto in particolare ovviamente nella città vestina, perché molti si aspettavano che proprio Penne potesse essere inclusa in questa zona rossa. Così non è stato e c'è stata qualche polemica. Dobbiamo dire che poi ne avevamo parlato anche ieri sera nel corso del nostro telegiornale, l'edizione delle 19, con il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Guerino Testa, anche di questa decisione e di questa firma del presidente Marco Marsiglio, arrivata nonostante non ci fosse stato, diciamo, la piena condivisione con il governo, in particolare con il ministro Boccia. Lo aveva detto tra l'altro proprio 2 giorni fa il presidente Marsiglio: io firmerò lo stesso l'ordinanza, anche se non
dovesse esserci l'ok del governo, così è stato, perché l'ok del governo non è arrivato, ma la firma dunque della decisione di emanare questa ordinanza invece c'è stata nella serata di ieri. Non si tratta ovviamente, vogliamo giustamente precisarlo, Jacopo, che di nessuna polemica a distanza tra il governo regionale e quello nazionale, chiaramente, però possiamo anche ricordare che per esempio anche la regione Molise aveva fatto richiesta di istituzione in alcuni comuni di una zona rossa. In questo caso, anche in questo caso il governo non si era mostrato completamente d'accordo, invece l'Abruzzo ha voluto agire diversamente, diciamo con la firma proprio del presidente della regione, che dunque ha istituito la zona rossa in questi sei comuni della Valfino, che da oggi sono davvero off limits. Sarà questo uno degli argomenti, Jacopo, ovviamente di primo piano nel corso della conferenza stampa che terrà tra pochi minuti il presidente della Giunta regionale Marco Marsiglio. A tal proposito vogliamo dire anche a beneficio dei nostri telespettatori che, come prevedibile, la conferenza stampa che era stata programmata per le ore 11 inizierà con qualche minuto di ritardo, perché si attende l'arrivo proprio del presidente Marco Marsiglio. Ci saranno in pratica tutti i membri della Giunta regionale, alcuni sono già arrivati, abbiamo visto gli assessori Febbo e Verì, poi abbiamo visto anche D'Annuntis, dunque stanno arrivando proprio in questi minuti i membri, i componenti della Giunta regionale, poi arriverà il presidente Marsiglio. Ci sarà l'inizio della conferenza stampa qui all'interno della sala consiliare del Comune di Pescara, che è stata scelta non a caso per questa conferenza stampa, proprio grazie all'ampiezza di spazi proprio della sala consiliare, per permettere ai giornalisti di essere ovviamente distanti l'uno dall'altro, per osservare e rispettare le misure che sono ovviamente previste in questa ordinanza che riguarda l'emergenza coronavirus. Paolo, io insomma, sfogliando un po' l'ordinanza, facciamo anche il riassunto di quelle che sono state le premesse che hanno portato poi all'ordinanza numero 10, perché ricordiamo che c'è stata anche una relazione dell'ASL di Pescara con cui si è precisato che l'attuale progressione della diffusione del Covid-19 insomma, potrebbe mettere rischio la possibilità di posti letto e di garantire le terapie intensive e subintensive nei vari nosocomi, e in questo contesto, cito testualmente dall'ordinanza, qualsiasi intervento che permettesse una riduzione della curva epidemica potrebbe risultare cruciale per ridurre questo stato di probabile discrepanza, stanti i dati strutturali, tra domanda di assistenza respiratoria e ventilatoria montante e la possibilità di offerta assistenziale complessa, per quanto potenziata ed ulteriormente potenziabile entro ragionevoli limiti. Dunque, onde evitare peraltro l'aumento del contagio nell'area Montesilvano-Pescara, ed ecco perché anche Elice fa parte di questa zona rossa, entra all'interno di questa zona rossa perché ha diretto contatto con i comuni sopracitati, con gli altri 5 comuni, ed è quella più vicina proprio all'area metropolitana Montesilvano-Pescara. Un aumento del contagio tra Montesilvano e Pescara, si legge, potrebbe produrre un aumento dei casi assolutamente ingestibile, con particolare riguardo alla necessità di terapie ventilatorie e salvavita, e dunque per mettere in azione ogni possibile azione volta ad evitare l'ulteriore diffusione del virus di queste zone. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, questa zona della Valfino a cavallo tra le province di Teramo e Pescara. Poi in realtà nell'elenco dei comuni abbiamo visto sono 5 della provincia di Teramo ed Elice della provincia di Pescara, però abbiamo riscontrato anche nei giorni scorsi l'anomalia di questi territori, in cui c'è stata proporzionalmente una diffusione del Covid-19 un po' oltre quelli che sono i numeri che stiamo vedendo, la progressione dei numeri che stiamo vedendo in questi giorni. Lo ricordiamo, dati di ieri, sono 263 i contagi nella nostra regione. Ecco, questo probabilmente ha anche accelerato i tempi,
per la firma dell'ordinanza e ha fatto in modo che si potesse scongiurare, insomma, il fatto che si arrivi ad una zona molto, molto popolosa, molto densa a livello di popolazione come quella di Montesilvano Pescara. Ho riassunto bene? Sì, proprio. Sì, no, sicuramente benissimo Jacopo. Ricordiamo che ovviamente la zona rossa riguarda quei comuni che proporzionalmente ovviamente anche al numero di residenti hanno avuto dei casi, diciamo un maggior numero di casi rispetto alle altre zone della nostra regione. Ovviamente il riferimento è a questi comuni dell'Alfino che le ricordiamo sono Castiglione, Messerraimondo, Montefino, Arsita, Bisenti e Castilenti, tutti in provincia di Teramo ed Elice in provincia di Pescara. Tra l'altro Elice era stato il comune che avevamo visitato proprio 2 giorni fa andando ad ascoltare anche il sindaco De Massis proprio su quello che stava accadendo nel piccolo centro della Valfino in provincia di Pescara e chiaramente anche il primo cittadino di Elice ci aveva spiegato e ci aveva illustrato quella che era la situazione in questi centri che stanno convivendo ormai da diversi giorni con una situazione particolare sicuramente molto complicata proprio perché tra l'altro si tratta di piccoli centri anche distanti da un punto di vista geografico dagli ospedali della zona, quindi dall'ospedale di Penne ma anche da quelli di Pescara per esempio e Teramo e dunque c'è stata questa decisione, dicevamo si pensava potesse essere inserito anche il comune di Penne nella zona rossa, così non è stato, ma fino alla mattinata di ieri si era pensato e si era parlato anche di un inserimento per esempio in questa zona rossa del comune di Città Sant'Angelo, altro comune della provincia di Pescara, alle prese con un numero di casi e ce l'aveva anche confermato il sindaco per Azzetti alcuni giorni fa nel corso di una nostra intervista che insomma la situazione era una situazione che doveva essere sicuramente monitorata. Dunque oggi tra pochi minuti in conferenza stampa il presidente Marsiglio spiegherà i motivi che lo hanno portato innanzitutto a firmare questa ordinanza e poi perché sono solo questi i comuni inseriti all'interno della zona rossa che comprende appunto 5 centri del Teramano al confine proprio con la provincia di Pescara ed Elice che è l'ultimo comune proprio della Valfino che confina tra la provincia di Pescara e la provincia di Teramo. Ovviamente si parlerà nel corso di questa conferenza stampa, Jacopo, non solo delle misure prese dalla giunta regionale per quanto riguarda l'istituzione della zona rossa, ma si parlerà anche dell'andamento dei contagi della nostra regione, di quello che sta accadendo ovviamente già da diverse settimane, anche della carenza di posti letto che riguarda ovviamente diversi ospedali della nostra regione, dunque si parlerà di quello che è l'andamento proprio in queste ultimissime ore del contagio della nostra regione e probabilmente proprio nel corso di questa conferenza stampa verranno dati nuovi dati aggiornati proprio alla giornata di oggi per quanto riguarda la regione Abruzzo. Sì. Intanto Paolo noi ne approfittiamo per fare il riepilogo di quelli che sono dati di ieri che avete visto prima in sovraimpressione. Eccoli qua, 263 casi positivi al Covid-19. Questi sono, come vedete, situazioni in Abruzzo aggiornata a mercoledì 18 marzo, quindi sono dati di ieri. Aspettiamo ovviamente che in conferenza stampa anche il governatore Marsiglio possa dare numeri più aggiornati, questi sono quelli diffusi proprio dalla regione Abruzzo ieri, 263 casi positivi al Covid-19 più 35 rispetto a ieri, vediamo che sono 99 i pazienti in ospedale in terapia non intensiva, 41 i pazienti in ospedale in terapia intensiva. Gli altri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL, 7 i pazienti deceduti, 7 i pazienti guariti, 2054 i test totali eseguiti nel laboratorio di Pescara dall'inizio dell'emergenza e dall'IZS di Teramo, insomma, che da qualche giorno anche
affianca il laboratorio di Pescara per insomma, questi tamponi che dovrebbero, che danno risultato positivo o negativo a seconda dei, dei test. 1182 i test risultati negativi. Vediamo la distribuzione dei positivi per ASL di appartenenza: sono 20 nell'ASL di Avezzano sul Mona L'Aquila, 44 nell'ASL Lanciano Vasto Chieti, 160 nell'ASL di Pescara, 39 nell'ASL di Teramo. A proposito dell'istituzione della zona rossa, mentre io vedo ancora la sala vuota, dunque siamo ancora in attesa di vedere, l'arrivo del presidente Marsiglio, vediamo alcuni alcune pagine di giornale. Partiamo dal centro, come i quotidiani hanno fotografato l'istituzione della zona rossa. Partiamo con le pagine del centro, le scorriamo, le abbiamo selezionate, ecco qua, le abbiamo selezionate proprio in relazione ai comuni di riferimento. Penne resta fuori dalla zona rossa, altri due casi, contagi diventano 37, scendiamo sotto, eccolo qua. Penne resta fuori dalla zona rossa, altri due casi, contagi diventano 37. Il vice sindaco Ferrante dice: una scelta prettamente sanitaria, non è il caso di fare polemiche. Giovane di Montebello raccoglie 5.000 euro per la Croce Rossa, due nuovi malati a Civitella Casanova. Prima abbiamo visto in alto, invece uno dei comuni interessati dalla zona rossa, Erice, vietato entrare ed uscire per 15 giorni. Sei contagiati in paese, le forze dell'ordine pattuglieranno tutte le zone d'accesso giorno e notte. E il sindaco De Massis, che peraltro abbiamo avuto ai nostri microfoni due giorni fa, proprio al microfono di Paolo Renzetti, dice: decisione giusta. Peraltro in quella circostanza avevamo anche chiesto se la popolazione fosse incline evidentemente a decisioni più stringenti, ancora più stringenti rispetto a quelle prese dal Premier Conte lo scorso 11 marzo, e chiaramente il timore, la paura del contagio avevano già convinto la popolazione di Erice, ma evidentemente anche degli altri territori coinvolti, a dire sì a misure ancora più restrittive. Continuiamo a scendere, scendiamo nella seconda pagina, in basso, appello a restare a casa da Moscufo e Sant'Eufemia, in basso, i sindaci... saliamo ancora un po' in alto, eccoli qua, i sindaci in troppi a passeggio, terzo positivo a Manoppello. Scorriamo ancora, andiamo alla situazione in Abruzzo, contagi da fermare, come vedete scatta la zona rossa. Marsiglio non attende il governo, ordina di isolare sei comuni a rischio, Valfino più Elice, per salvare Montesilvano e Pescara. Come abbiamo detto prima, è una decisione, peraltro è un richiamo che viene fatto proprio nell'ordinanza firmata dal presidente della giunta regionale. Poi ci sono i divieti nello specchietto, che poi vi rileggerò, magari prendendoli dall'ordinanza, che si vedono anche un po' meglio rispetto alla pagina di giornale. Scendiamo ancora, c'è l'ottavo morto, un 61enne, in serata il bilancio in regione si aggrava, l'uomo di Crecchio è deceduto all'ospedale di Chieti. Ancora scendiamo, il paese blindato, andiamo su un altro territorio, quello di Castiglione Messer Raimondo, che attraverso il proprio sindaco Vincenzo D'Ercole in più di una circostanza aveva richiamato l'attenzione delle istituzioni rispetto ai contagi in numero proporzionalmente enorme per quello che è una comunità non molto grande, che è quella di Castiglione Messer Raimondo. La vita a Castiglione è uno dei sei centri dove tutto è vietato, ogni cosa si ferma nel giorno del funerale di una delle due vittime, solo il rintocco delle campane accompagna, come vediamo, il carro funebre. Poi ci sono evidentemente anche queste situazioni che rendono ancor più grave una situazione già gravissima di sé. Scendiamo e vediamo le foto, poi ci sono i box. Cambiamo quotidiano adesso, andiamo sul Messaggero, la prima pagina: in vigore
le due zone rosse. Regione, il presidente Marsiglio firma l'ordinanza nonostante le perplessità del governo. Chiusi Elice, Castiglione Messerraimondo, Arsita, Bisenti, Montefino, Castilenti, ma non Penne. E poi di Penne parleremo dopo la conferenza stampa di Marsiglio. Se proviamo a leggere anche l'inizio del pezzo, proviamo a leggerlo ingrandendo il pezzo. Istituite le zone rosse in Abruzzo, si tratta di Elice in provincia di Pescara e altri 5 comuni, Castiglione Messerraimondo, Arsita, Bisenti, Montefino, Castilenti, Invalfino, nel Teramano. Rimane fuori la città di Penne, i cui indici epidemiologici non sono così gravi da giustificare il provvedimento. Il governatore Marsiglio ha firmato l'atto nonostante le perplessità del governo, ma il presidente aveva avvertito lo staff di Conte: con o senza il vostro consenso io firmo lo stesso. E così, dopo le consultazioni con Roma, ha fatto. Nel corso della videoconferenza con il ministro Boccia ha commentato Marsiglio: prima di me la questione relativa a nuove zone rosse o provvedimenti restrittivi è stata sollevata dalla regione Molise, quello che ci ha detto poco fa anche Paolo Renzetti. Prima che intervenissi il ministro ha ribadito l'avviso contrario del governo, salvo provvedimenti più restrittivi con fondamento scientifico. Ho spiegato al ministro che il provvedimento da adottare, che ho sottoposto alla condivisione del governo, ha basi scientifiche e argomentazioni supportate. Vediamo in basso, perché proprio a proposito del Covid-19, virus lieve rallentamento, registrati altri 35 positivi con 22 infetti e ancora emergenza Pescara, malato un 15enne. A fianco vediamo la foto notizia: sono uscito per hobby, tante le scuse accampate dai furbetti che violano i divieti, la più incredibile: sono uscito per hobby. Peraltro ieri abbiamo avuto un collegamento proprio da Pescara con il primo cittadino di Pescara, Carlo Masci, in cui facevamo un po' visionavamo, oltre che la situazione nel capoluogo adriatico, non so se mi sente Paolo, anche i controlli sempre più a tappeto che vengono fatti da parte delle istituzioni, della Polizia Municipale, della Polizia, dei Carabinieri, delle Forze dell'Ordine. Perché, e riprendo anche le parole del governatore della Lombardia Attilio Fontana di ieri, ha detto: ci sono ancora troppe persone in giro. Mentre a Pescara, Paolo, la situazione ieri, il sindaco Masci come l'ha disegnata? Sì, ieri abbiamo avuto nostro ospite nel corso dell'edizione delle 14 del TG, il primo cittadino di Pescara, che ha parlato di controlli a tappeto. In realtà è davvero così in città Pescara, anche proprio qui sotto in Piazza Italia. Nella piazza dove sorge Palazzo di Città ci sono i controlli della Polizia Municipale, come ci sono controlli sul Ponte Risorgimento, su Corso Vittorio Emanuele. Dunque una città controllata davvero da tantissime pattuglie. Ieri ben 14 i posti di blocco per quanto concerne i controlli da parte della Polizia Municipale. Ci sono state diverse denunce, come aveva ricordato anche ieri Masci ai nostri microfoni, proprio per far sì che, insomma, si riesca a far capire alla cittadinanza come mai, come in questo momento, è importante restare a casa o uscire solo in caso di strettissima necessità. Dunque i controlli ci sono, proseguiranno anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni. E parlava proprio il sindaco Masci dei numeri degli uomini impiegati proprio in questi controlli. Bern, un'ottantina di agenti della Polizia Municipale stanno presidiando e stanno controllando la città, ovviamente unitamente anche agli altri uomini delle forze dell'ordine, della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Bisogna dire però, Jacopo, lo hanno mostrato anche le nostre immagini ieri proprio alle 14 in diretta da Corso Vittorio Emanuele, che è il corso principale, la strada principale di Pescara. C'è davvero pochissima gente in circolazione. Intanto, tornando a noi, tornando a questa conferenza stampa qui sempre in diretta dalla sala consigliare del Comune di Pescara, ci hanno comunicato
comunicato che a brevissimo dovrebbe avere inizio la conferenza stampa del Presidente Marsiglio. Siamo un po' in ritardo rispetto, diciamo, ai tempi che erano quelli delle 11, ma ovviamente capiamo che in questo momento anche mantenere una certa precisione negli incontri, facile, nei punti stampa come quello di oggi a Pescara non è sicuramente facile, perché sono giorni, sono ore davvero di gran lavoro, lo dobbiamo dire per il Presidente della Regione Marco Marsiglio e anche per tutti gli altri componenti della Giunta regionale che oggi ovviamente parteciperanno a questo punto stampa, a questa conferenza stampa del Presidente Marsiglio. Ci sono ovviamente, Jacopo, inutile sottolinearlo, tanti giornalisti, tanti organi di stampa presenti qui nella sala consigliare del Comune di Pescara, perché questa è la prima conferenza stampa, il primo punto stampa convocato dal Presidente della Giunta regionale dopo l'avvio dell'emergenza coronavirus, e dunque sarà importante, sarà direi fondamentale ascoltare proprio dalle vive parole del governatore della Regione Abruzzo qual è al momento la situazione, e parlare anche della situazione sanitaria che si sta vivendo nella nostra regione, anche per quanto riguarda gli ospedali, anche i nosocomi che sono stati individuati come ospedali per la cura del coronavirus Covid-19 nella nostra regione. Dunque ci saranno tanti argomenti all'ordine del giorno in questa conferenza stampa, che ovviamente sarà presieduta dal Presidente della Regione Marco Marsiglio, conferenza che dovrebbe iniziare intorno alle 11.30, ci hanno detto, Jacopo. Perfetto Paolo, quindi al nostro cronometro dovrebbero mancare 7 minuti, poco qualcosa in più. Allora io ne approfitto per far vedere un altro quotidiano che è specificatamente della provincia di Teramo, il quotidiano La Città, che aveva richiesto a gran voce nei giorni scorsi proprio l'istituzione della zona rossa per la Valfino. Vediamo la prima pagina, ci hanno ascoltato, Valfino zona rossa, se scendiamo è ufficiale, ecco qua la prima pagina, la vediamo magari ingrandita, la scorriamo ingrandendola un po', ecco qua, come vedete, insomma non è... era una richiesta pressante, in realtà partiva proprio dai sindaci preoccupati per le loro comunità. Vediamo anche, entriamo all'interno del quotidiano, Valfino diventa ufficialmente zona rossa, Marsiglio firma l'ordinanza che blinda i comuni di Castiglione, Montefino, Arsita, Bisenti, Castilenti ed Elice, scelta obbligata, leggiamo nel box in alto, non c'è stata nessuna replica da parte del governo, nessuna risposta esplicita, per cui ho deciso di procedere non potendo attendere oltre, ha detto Marsiglio. Scendiamo in pagina, l'ordinanza, poi come vi ho già detto prima vi farò il recap, il riepilogo di quelli che sono i divieti, cosa nello specifico prevede l'ordinanza firmata da Marsiglio. Scendiamo ancora nella pagina successiva, no, non c'è un'altra pagina, pardon, ho errato io. Allora facciamo il punto rivedendo quelle che sono le misure adottate per i comuni di Castilenti, Castiglione, Bisenti, Arsita, Montefino ed Elice. Tradotto, che cosa vuol dire zona rossa, l'istituzione di una zona rossa? Che cosa, a cosa si va incontro, cosa vanno incontro i residenti, i cittadini di questi comuni? Li vediamo uno per uno. Divieto di allontanamento dal territorio dei comuni anzidetti da parte di tutti gli individui presenti. Divieto di accesso nel territorio dei comuni in questione. È comunque consentito il rientro a domicilio o alla residenza all'interno dei comuni detti per chi al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza si trovasse fuori dall'area stessa, cioè per chi prima della firma dell'ordinanza si dovesse per forza di cose, per cause di forza maggiore, trovare al di fuori di questi comuni, a loro è comunque consentito rientrare, per poi non poter uscire chiaramente, non poter uscire più, però ritornare al domicilio. Sospensione delle attività dei pubblici uffici
fatta salva per l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Sospensione di tutte le attività produttive e commerciali, ad esclusione dei negozi di generi alimentari di prima necessità e delle attività connesse e serventi alla catena agroalimentare e sanitaria, e comunque alle attività di interesse strategico e di carattere essenziale salvaguardate dalle restrizioni ai sensi del DPCM dell'8 marzo scorso. Intanto vedo che qualcosa si muove, quindi dovremmo esserci tra poco. Si siederà il governatore Marco Marsiglio, vediamo se ci siamo, poi ovviamente avremo modo di fare il riassunto anche dopo, ma credo che dovremmo esserci. Chiedo conferma a Paolo, che insomma siamo nelle immediate vicinanze della conferenza stampa, vero Paolo? Jacopo, è arrivato proprio in questo momento il presidente Marsiglio. Eccolo come qua, potete vedere dalle immagini di Loris Bennato, si sta per accomodare qui nel tavolo allestito per la conferenza stampa. Dunque tra pochissimi secondi avrà inizio la conferenza stampa del presidente della giunta regionale Marco Marsiglio. E allora io intanto per il momento, Paolo, ti lascio alla conferenza stampa, ovviamente adesso anch'io cedo la parola al governatore della regione Abruzzo Marco Marsiglio, in diretta dalla sala consiliare del comune di Pescara. Lo ascoltiamo. C'è, l'amplificazione c'è? Funziona? È questa? È acceso? Si sente? A me lo dice, non lo so. Se potete accostare un po' perché fa troppa corrente, ci volano i fogli. Chiudete la porta e lasciamo le finestre aperte. No, no, lasciala aperta la finestra, chiudiamo la porta. Allora, grazie a tutti, buongiorno. Facciamo oggi questo punto di informazione, cerchiamo di riassumere un po' le tante cose che accadono e di rispondere anche alle vostre legittime curiosità. Inizio facendo un appello doveroso tramite gli organi di informazione a tutti i cittadini a restare a casa. Più passano i giorni, più si comprende la serietà e la gravità della situazione. Se qualcuno fino a un po' di giorni fa poteva ancora pensare di prendere con leggerezza o di considerare una esagerazione le misure che l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute, tutte le autorità sanitarie, mediche, scientifiche, quindi appresso a loro Protezione Civile, Governo Nazionale, i governi territoriali a cascata hanno progressivamente imposto ai cittadini, i dati e i numeri e quello che sta accadendo, nonostante siano ormai giorni che stiamo bloccando l'Italia e tenendo le persone a casa, ma i numeri dimostrano che in Italia e anche in Abruzzo la curva dei contagi cresce, cresce ancora e crescerà ancora nei prossimi giorni. Non lo voglio dire col tono dell'uccello del malaugurio, però è bene che la gente sappia la verità e che si attrezzi di conseguenza e che prenda con molta serietà le misure che sono state imposte, che sono quelle di restare a casa, uscire solo per ragioni essenziali, solo se spinti da necessità e urgenza, sempre adottando le dovute precauzioni, a cominciare dal mantenimento della distanza,
e se queste misure non verranno rispettate, non solo avremo conseguenze sanitarie perché si continueranno ad alimentare altri contagi occasionali, inevitabilmente le autorità, noi compresi, saranno costrette ad assumere ulteriori misure restrittive della libertà personale, dei movimenti, dell'economia, aggravando una situazione già difficile, perché insieme all'emergenza sanitaria ormai siamo anche in piena emergenza economica, occupazionale, tutti siamo colpiti e pervasi dall'angoscia di quello che sarà il nostro futuro al termine di questa lunga di questo lungo fermo. E quindi per trasmettere questo messaggio, oltre agli appelli verbali, la Regione Abruzzo con la Protezione Civile ha preparato anche una campagna che con un gioco di parole lavora su evita i comportamenti sbagliati e dannosi e è vita invece adottare i comportamenti virtuosi e i comportamenti consigliati. Sono diversi pannelli, questa campagna sta circolando al momento sui social con una notevole risposta perché abbiamo avuto oltre 1.300.000 persone di copertura sui diversi social, 200.000 di queste hanno interagito, è un'indicazione molto importante con un incremento del 48% in più di interazioni sul sito della Regione. Oggi il digitale, i social, i video stanno diventando una delle poche strumenti di connessione, di comunicazione, di rapporto, di relazioni sociali, quindi c'è già un incremento, ma appunto l'attenzione e l'incremento importante che stiamo vedendo di questa campagna dimostra quanto la gente sia attenta. Ora cercheremo anche di diffonderla sui media più tradizionali, però penso che sia dovere della Regione partire intanto da una forte campagna di comunicazione dell'urgenza e della necessità di mantenere i comportamenti corretti. I dettagli poi sui numeri li daranno l'assessore Verì e il professor Albani che guida la struttura nella unità di crisi affidata, questo è bene ricordarlo, noi abbiamo affidato con delibera di giunta regionale, costituito una unità di crisi, costituita presso la struttura per la gestione delle emergenze, della missione di emergenza presso la Protezione Civile, che è quindi guidata l'unità di crisi dall'ingegner Silvio Liberatore. E il responsabile dell'emergenza sanitaria di questa struttura di crisi è il professor Albani. Il professor Albani coordina tutte le attività sanitarie, sovrintende quindi al lavoro anche dei direttori generali sanitari e amministrativi delle singole aziende, perché qui non si ragiona più ad aziende, già è sbagliato in tempo di pace, figuriamoci in tempo di guerra, si deve ragionare su un sistema regionale. Anzi, la Regione fino ad oggi ha avuto anche l'onere e l'onore di dare risposta anche all'emergenza nazionale. Noi abbiamo raccolto, non so dire il numero preciso, ma più di qualche paziente proveniente dalla Lombardia flagellata da questa peste del secolo che hanno trovato cura e ricovero presso i nostri ospedali, così come a Vasto abbiamo dovuto supplire alla temporanea chiusura dell'ospedale di Termoli, che il Presidente della Regione Molise mi ha garantito entro poco, in questi giorni, riusciranno a riaprire e quindi questo tornerà, diciamo, a restituire Vasto alla sua attività territoriale, però capite bene che fino ad oggi l'Abruzzo ha dovuto anche supplire a questa difficoltà. No, però non mi pare che stesse cadendo. No, non sentono più. Basta avvicinarlo un po' così, lo avvicino io. Sono sei i pazienti trasferiti dalla Lombardia attraverso il sistema CROSS, che è quell'acronimo che indica, insomma, c'è una centrale per le emergenze sanitarie
oggi attivata a Pistoia, che stabilisce appunto in caso di mancanza di posti dove dirigersi. Stiamo combattendo con tutti i mezzi, anche a mani nude dove serve, questo lo diciamo senza paura di polemiche, di esposti o di denunce. In queste condizioni fare esposti e denunce, soprattutto per chi magari è abituato a farlo in maniera seriale, come dire, non trova terreno fertile. Vorrei però dire, nel ringraziare profondamente personale medico, paramedico, sanitario in genere, tutti i lavoratori degli ospedali, oltre che degli altri servizi di pubblica utilità e delle altre aziende strategiche che costringono le persone a dover uscire, a dover lavorare e quindi a mettersi a rischio, ma in particolare quelli che sono in prima linea stanno dentro gli ospedali e, come dimostrano i dati epidemiologici, hanno una incidenza di contagio molto ovviamente più alta della media dei cittadini. Però, come sapete, i dispositivi di protezione individuale scarseggiano in tutto il mondo. Il mondo intero è stato colpito da questo e progressivamente si sta estendendo ad altri paesi, alcuni dei quali pure avevano sottovalutato quello che accadeva e guardavano l'Italia con un po' così di un misto di ironia e di incredulità, come se noi non fossimo stati capaci di affrontare il problema. E poi uno dopo l'altro ogni paese sta chiudendo voli, confini, abbiamo migliaia di connazionali fermi in giro per il mondo che non sanno, hanno pure difficoltà a rientrare. Abbiamo catene produttive di dispositivi, di macchinari, di attrezzature oggi necessarie che non sono in grado di rispondere alla richiesta di domanda e che in molti casi vengono requisite. Noi stiamo facendo di tutto, rivolgendosi a qualunque mercato, non solo, non ci affidiamo soltanto alla Consip, alla Protezione Civile Nazionale, che sta facendo il massimo dello sforzo, oggi alla struttura implementata anche dal commissario Arcuri di Invitalia, dai quali attendiamo e riceviamo un po' alla volta materiale che abbiamo distribuito. Il professor Albani e l'assessore potranno, se avete questa curiosità, dirvi anche più nel dettaglio quali e quanti materiali abbiamo distribuito nelle nostre ASL tramite la struttura della protezione civile e a seguire delle ASL. Però dobbiamo tutti renderci conto che ci sono delle difficoltà oggettive, sarebbe troppo facile fare polemica, anche per me, nei confronti di qualcuno che sta sopra di noi e che ha la responsabilità di fornire il materiale. Penso che ci si debba rendere conto della oggettiva difficoltà di reperire questo materiale. Ci stiamo attrezzando per reperirli anche attraverso appunto canali di mercato parallelo, privati, esponendoci anche al rischio di truffe, di profittatori, di speculatori, come accade sempre in tempo di guerra. Se nella Seconda Guerra Mondiale c'era la borsa nera per il pane, la pasta e l'olio e lo zucchero, oggi la borsa nera si fa su queste mascherine, sui ventilatori, sui monitor e sulle altre attrezzature che servono. Per questo abbiamo fatto di tutto, abbiamo requisito, anzi non c'è neanche stato bisogno, ringraziamo tutte le cliniche private, tutto il mondo della sanità privata che senza battere ciglio, a semplice richiesta, ha fornito tutti i propri ventilatori e tutte le attrezzature mediche che sono state richieste per poter fronteggiare questa prima ondata che abbiamo ricevuto. Stiamo reperendole sul mercato e attraverso contatti diretti che abbiamo con del nostro staff, delle persone che sono a noi vicine e che si sono messe a disposizione, tra un'ora all'ospedale di Pescara arriva da Roma due ventilatori con due monitor che potranno attrezzare altre due postazioni di terapia intensiva, sembra poco ma è oro colato in questo momento, quasi miracoloso averli trovati e trovati in disponibilità così veloce, e speriamo attraverso lo stesso canale, l'azienda da cui abbiamo reperito si chiama Altea, speriamo attraverso lo stesso canale di riuscire ad averne altri nei prossimi giorni, in attesa
che il governo possa, diciamo, trovare e incrementare la produzione nazionale e reperire sul mercato estero i quantitativi che noi abbiamo richiesto ma che ancora fatichiamo ad ottenere, anche perché quando arrivano pochi quantitativi potete capire bene che le priorità sono Bergamo, il resto della Lombardia, l'Emilia Romagna, il Veneto e così via. Le nostre vicine Marche hanno 5 volte i contagi e gli ospedalizzati dell'Abruzzo, quindi è drammatico dirlo, ma dobbiamo renderci conto che quando andiamo a, e lo facciamo tutti i giorni, sia nelle riunioni di coordinamento tecnico e operative, sia in quelle di confronto politico alle quali partecipo quasi sempre, tutte le volte che posso, insieme ai, o alternandomi o insieme al vicepresidente, agli altri colleghi della giunta che possono partecipare con me alle videoconferenze con il governo nazionale e con gli altri presidenti di regione. Naturalmente anche noi abbiamo descritto anche ieri la drammatica situazione che ci vede avere pochi giorni, se non poche ore, di, come dire, di respiro prima che finiscano i ventilatori e la possibilità di quindi assistere persone in terapia intensiva, perché qui il problema non è né tanto di posti letto che si recuperano, che si trovano, che si possono attrezzare, anche noi possiamo mettere in campo, come dire, misure di eccezionale emergenza individuando capannoni, ex fiere, padiglioni, ospedali da riconvertire, insomma, caserme, insomma, di idee ne vengono tante, poi si possono fare anche, come dire, gli ospedali da campo con i militari, con la protezione civile, non è, oggi non è che mancano i posti letto, quello che manca, non è facilissimo neanche trovare letti a onor del vero, ma quello che manca per davvero sono i ventilatori, i monitor e il personale. Abbiamo dovuto dire no a una richiesta del governo di inviare qualche medico in Lombardia perché noi non siamo in condizione, una regione che ha vissuto anni di commissariamento e di piano di rientro che ha bloccato il turnover delle assunzioni, avevamo solo poche settimane fa potuto programmare e bandire le nuove concorsi per le assunzioni di personale e dove avevamo le graduatorie aperte abbiamo già assunto, potrà dire meglio l'assessore, credo 60 più 60 tra medici ed infermieri. Adesso rivolgiamo anche un appello, io lo sto facendo, questa mattina è partita anche una lettera in virtù anche di una norma prevista nel decreto legge appena emanato dal governo che consente l'equiparazione dei titoli conseguiti all'estero. Rivolgiamo un appello alla nostra forte comunità abruzzese nel mondo, sia per mandarci medici che volessero lavorare in Italia, a cominciare da adesso, e sia per reperire appunto materiali e macchinari che oggi i governi nazionali tendono a confiscare, sequestrare, a tenersi dentro casa e che magari per mercati paralleli e trattative private possiamo riuscire più facilmente ad avere. Insieme alle cliniche che ho ringraziato, voglio ringraziare anche le industrie, perché molti di questi dispositivi, a cominciare da quello che esibisce l'assessore Verì, sono stati in prima battuta donati da aziende che lavorando nel settore metalmeccanico, chimico, farmaceutico, hanno donato le tute che nei primissimi giorni non ce n'erano scorte sufficienti e c'era difficoltà di reperirle sul mercato, quindi in particolare le tute per il personale più esposto ed altri macchinari e dispositivi. Faccio vedere questa scatola perché qui sotto potrete poi fotografarlo, potete affacciarvi e vederlo. È arrivata appunto questa mattina un camion con 20.000 mascherine FP2, quindi non semplici mascherine chirurgiche, sono qui sotto questa piazza, tra pochi minuti arrivano alla farmacia dell'ASL
di Pescara e attraverso la distribuzione prevista per tutte le ASL e per tutti i presidi sanitari verranno equamente distribuite. Quindi oggi diciamo sui DP possiamo dire questo. Ultima cosa che posso dire sui DP, grazie, dobbiamo ringraziare anche la capacità organizzativa dell'ARIC che aveva fatto per tempo una importante gara di acquisizione di fornitura di materiali tra questi guanti, quindi sui guanti possiamo dire, se sembra piccola cosa, ma possiamo dire che in questo momento in cui i prezzi si moltiplicano per 10, noi abbiamo garantito l'acquisizione e la fornitura dei guanti con un risparmio notevole rispetto alle precedenti modalità di acquisizione, diciamo, parcellizzata, e quindi abbiamo la fornitura dei guanti per il personale sanitario non solo adeguata nel numero, ma persino con il costo, diciamo, di mercato e con i ribassi d'asta garantiti da una corretta e oculata amministrazione. In più stiamo stimolando, anche cercando di capire se le norme presenti nel decreto legge sono sufficienti, le nostre industrie a riconvertire la produzione. L'assessore Febbo, tra le varie cose, gli ho chiesto di seguire, perché poi sono diversi i soggetti che si propongono per diversi canali, quindi ho chiesto all'assessore che ha la delega alle attività produttive di riassumere poi tutte queste sollecitazioni di tante piccole aziende, medie aziende, aziende di varia tipologia che danno disponibilità a mettersi a produrre mascherine. Ma qui a Pescara, qui in Abruzzo in particolare, noi abbiamo una filiera che è quella della Fater e a cascata di altre 6 aziende che si sono unite anche nel progetto CLIP, che vi ricordo è il progetto che porta a produrre in Abruzzo, primi al mondo, una filiera di riciclo di pannolini, pannoloni, traverse, assorbenti, quindi materiale impermeabile, igienizzante per l'igiene della persona e così via. Cioè noi abbiamo una potenzialità, l'abbiamo l'altro ieri ho scritto personalmente ad Arcuri, mettendo a disposizione questa capacità industriale e produttiva. Le aziende stanno valutando in che tempi, purtroppo non brevissimi, perché si tratta proprio di creare i macchinari e riconvertire un'industria, però naturalmente questa industria nel rapporto con il commissario Arcuri deve anche capire quali sono davvero gli incentivi, le agevolazioni economiche, fiscali, insomma le condizioni per poter fare questo investimento. Ma la cosa importante di questo investimento, io spero ardentemente che ci siano le condizioni per farlo, e l'Abruzzo, se deve fare la sua parte e se è utile una, diciamo, un'iniziativa regionale in questo senso, lo farà fino in fondo, è che questa industria non è un'industria che dura poco o che fornisce poco. Se si mette in campo diventa una presenza stabile, capace di produrre materiali non solo per l'Abruzzo ma a livello nazionale, come già fa per pannolini, pannoloni, assorbenti e altri prodotti simili, e quindi una capacità, una filiera importante che servirà anche dopo. E io penso che questo flagello che ha colpito il mondo intero cambierà il mondo profondamente. Spero che cambi anche il modo dell'Italia di ragionare sugli interessi strategici e sulla sovranità nazionale in settori di sicurezza e di approvvigionamenti strategici, perché l'idea che un paese possa essere messo in ginocchio perché non ha la capacità di produrre mascherine è un'idea sconvolgente ed è il frutto di una malintesa maniera di affrontare l'economia mondiale moderna, contemporanea, la globalizzazione, perché vabbè, tutto bello la globalizzazione, la circolazione di merci, di persone, di capitali, la libertà, tutto bellissimo, ma quando si crea un sistema per il quale alcune cose si producono solo in alcuni posti e se in quei posti succede un dramma o se il mondo intero va in affanno, noi non siamo in grado
di rifornire dello stretto essenziale i nostri medici, le nostre case, i nostri cittadini, beh, allora questo tipo di globalizzazione, almeno questo è il mio giudizio politico e culturale, se la tenessero. Io penso che l'Italia debba riflettere seriamente sul fatto che alcune tipologie di industrie, comprese quelle che producono macchinari medici, debbano essere tutelate, preservate e sostenute alla faccia del cosiddetti aiuti di Stato, che sono diventati una gabbia mortale in questa logica, per fare in modo che un paese possa avere quella minima autosufficienza, quella minima capacità industriale da poter mettere in campo quando accadono cose di questo livello e di questo tenore. Prima di passare la parola ai miei colleghi, aggiungo delle considerazioni. Zona rossa. Io ieri ho firmato l'ordinanza per i comuni, 5 comuni della Valfino in provincia di Teramo e per il comune di Erice. L'ho fatta su quei comuni perché su quei comuni le relazioni delle ASL segnalavano l'urgenza di provvedimenti e in particolare per l'ASL di Pescara quel comune di Erice aveva un indice di contagi molto pronunciato, molto superiore alla media, anche molto superiore rispetto alla città di Penne, sulla quale abbiamo fatto delle riflessioni prima di decidere se includerla o escluderla, rispetto alla quale, dopo che ho firmato l'ordinanza, è arrivata anche la richiesta da parte dell'amministrazione comunale di considerare l'allargamento della zona. Naturalmente le decisioni prese sono rivedibili in seguito all'evoluzione dei dati e quindi quando le ASL ci dovessero segnalare, in questo caso ad esempio per Ortona non è accaduto, e non è soltanto un problema di numeri di incidenza, il problema è che le zone rosse è opportuno, io ho ritenuto giusto farlo, costituirle quando la modalità del contagio non è sotto controllo, non è tracciabile. Ad esempio nei casi di Ortona fino ad oggi la ASL ci testimonia, ci relaziona del fatto che i contagi noti sono avvenuti sulla base di una determinata catena che si sta quindi seguendo e tenendo sotto controllo quella catena e quindi oggi sia per rapporto rispetto alla popolazione residente che per la tipologia del contagio e del focolaio non era, diciamo, richiesta una ulteriore restrizione rispetto a quelle già in corso che sono state oltretutto implementate dalle autonome iniziative che io condivido e supporto sia moralmente che politicamente del sindaco della città di Ortona che ha adottato ulteriori provvedimenti restrittivi sulla circolazione, su alcune attività anche all'aria aperta e così su alcuni luoghi di accesso pubblico, così come stanno facendo molti sindaci chiudendo parchi, piste ciclabili dove riscontrano che la libertà di farsi una passeggiata viene malintesa dalle persone e diventa, come dire, occasione per farsi l'assembramento, il capannello, la chiacchiera, al bar e così via, come se fossero al bar, i bar adesso sono chiusi, quindi almeno questa l'abbiamo, come dire, risolta. Io spero che il governo voglia voglia sostenere, non voglia contrastare questa nostra decisione. Lo dico senza nessun intento polemico, io comprendo anche le ragioni per le quali il governo nazionale dice a tutte le regioni non costituite altre zone rosse, ci servono evidenze scientifiche per farlo, tanto stiamo comunque bloccando tutta l'Italia è zona rossa e se dovessimo fare zona rossa in ogni comune che ha un tot numero di ammalati rispetto alla popolazione avremmo già 1000 comuni, forse 2000 da dover cinturare. E non basta l'esercito degli Stati Uniti d'America per cinturare tutti questi comuni. Per questo io ho anche atteso qualche giorno prima di assumere questa decisione, quando sono arrivate le relazioni scientifiche che ci consigliavano questi provvedimenti, li ho adottati e spero che il governo voglia considerare sufficientemente fondata la richiesta, l'ordinanza firmata dal sottoscritto
per non contrastarla, perché poi capite bene che se il governo dovesse dare disposizioni di un certo tipo ai prefetti, queste misure, gran parte delle misure ulteriori di restrizione che un presidente della regione può adottare con una ordinanza, poi vengono applicate e fatte applicare ed eseguite con il concorso delle forze dell'ordine, se non addirittura delle forze armate. E quindi se poi il Ministero non concede ai prefetti, diciamo non dà ai prefetti indicazioni in tal senso, capite bene che un'ordinanza rischia di essere più un atto morale che non un fatto, diciamo, efficace. Al momento non abbiamo notizie contrarie, quindi l'ordinanza è in vigore, i sindaci sono impegnati sul territorio a farla rispettare e io spero appunto che questo possa aiutare quella zona dove c'era un focolaio di incerta origine, di difficile individuazione, di difficile tracciabilità, a fare in modo che non si alimenti ulteriormente e non vada ad aggravare la situazione delle aree metropolitane, a cominciare da quella Montesilvano-Pescara, già particolarmente colpita soprattutto nel suo ospedale. Quindi su zona rossa, ho detto, dico perché, lo dico io perché non ci sono, non c'è il collega, quindi gli altri parleranno per le proprie competenze, parlo per l'assessore Campitelli che ha, anche qui abbiamo predisposto, questo è lo schema, diciamo, di funzionamento del trattamento dei rifiuti per le persone contagiate e sottoposte a sorveglianza domiciliare. Non tutti i positivi stanno in ospedale, quelli che stanno dentro le case e sono sicuramente positivi. È stata fatta ieri una videoconferenza che l'assessore ha fatto con l'AGIR e con le principali, con tutte le aziende che trattano i rifiuti, e la procedura per i rifiuti è che devono essere trattati separatamente come rifiuti speciali, vengono messi dentro dei contenitori, le aziende andranno a ritirarli dando indicazioni alle persone di come devono trattarli e conferirli, e poi prima di essere conferiti in discarica verranno stoccati per un numero di giorni sufficiente a terminare la quarantena anche per gli oggetti e solo successivamente essere conferite in discarica. Discarica perché poi l'Abruzzo non ha altri elementi, non abbiamo inceneritori o strumenti, diciamo, diversi di trattamento finale del rifiuto, e quindi verranno trattati come vengono trattati gli altri rifiuti. Quindi io passo la parola all'assessore Verì, che potrà parlare insieme al professor Albani più in generale, più nel particolare sugli ospedali, sulle scelte Covid, sull'escalation dell'emergenza e sulle altre cose che stiamo adottando. Credo che ti debba passare questo microfono, oppure ci spostiamo di posto, facciamo molto più facilmente così. Buongiorno a tutti, si sente, sì? L'assessore, l'assessorato, il Dipartimento della Salute in questi giorni ha lavorato, continua a lavorare e lavorerà costantemente e in maniera assidua in sinergia con il CREA, il Comitato Regionale dell'Emergenza Urgenza, con il professore Albani e tutta la sua equipe, che è il nostro responsabile, il nostro presidente a livello regionale dell'emergenza. Oggi alle 13 ci sarà un ulteriore incontro col CREA. Il CREA si riunisce costantemente proprio per analizzare e valutare quelle problematiche che vengono poste quotidianamente e costantemente, quindi un'analisi attenta ma soprattutto un rimodulare la risposta che noi dobbiamo dare. Voi sapete che abbiamo lavorato
in maniera ben precisa e definita, valutando i vari livelli di intervento a seconda dei numeri e a seconda della gravità. Primo livello è stato quello di pensare a valutare, a reperire quelli che erano i posti letto, quelli che erano i dispositivi. Il secondo livello era quello di incanalare le nostre risorse, le nostre potenzialità su tutto il territorio della Regione Abruzzo, come abbia già detto il Presidente, togliendo quei confini che ci sono tra un'azienda sanitaria e l'altra. Il terzo livello, rimodulando tutti i posti letto, sia della chirurgia e soprattutto della pneumologia. Il quarto livello è quello di individuare i Covid. Abbiamo individuato, o meglio, le aziende sanitarie locali hanno individuato ognuno per propria appartenenza un Covid. Covid significa poter trasferire i pazienti che purtroppo sono in aumento specialmente oggi, lo dirà bene poi il professor Albani, come era previsto, andiamo verso il picco più alto che possiamo avere da oggi e nei prossimi giorni. Abbiamo individuato questi Covid a seconda anche dei requisiti che bisogna avere, che abbiamo inviato al Ministero della Salute e che ci hanno validato. Adesso il nostro intervento è prevalentemente finalizzato a una verifica di quella che è la possibilità di avere questi dispositivi, ma soprattutto anche finalizzati a prendere in considerazione la possibilità di poter somministrare, e questo è un argomento che affronterà il CREA perché è molto richiesto. Il mio indirizzo è prevalentemente quello di poter somministrare questi test prevalentemente alle professioni sanitarie, ai medici che sono più a contatto con gli infettivi nell'ambito delle malattie infettive e poi piano piano estenderlo a tutto il personale. Ci viene richiesto, è una linea che dobbiamo valutare anche in base al numero dei tamponi che avremo, che abbiamo a disposizione, ma grazie a questo ampliamento che c'è stato poi con la convenzione con l'Istituto Zooprofilattico possiamo fare un maggior numero di tamponi. Come ha riferito il Presidente, il messaggio che noi grande dobbiamo mandare è quello dell'isolamento sociale. Un isolamento sociale che nella nostra regione molti sindaci con ben comportamenti, ben indirizzi hanno attuato, ma che bisogna continuare a ripetere specialmente diciamo in tutte le direzioni e in tutti gli ambiti. Altro argomento che abbiamo affrontato è quello del personale. Personale in questo momento c'è un grido di allarme perché noi abbiamo ampliato attraverso i bandi aperti, attraverso la possibilità di poter attingere dalle graduatorie che ogni azienda aveva a disposizione tutto il personale, ma nonostante questo, nonostante i numeri anche cospicui di medici e di infermieri, oggi abbiamo questa grande carenza. Quindi usciremo con questa nostra richiesta al di là del confine della nostra regione, della nostra Italia, ma con diciamo un elemento in comune molto importante che è la priorità, l'urgenza, perché dobbiamo poter avere a più presto queste risorse umane di cui c'è bisogno. Arriveremo al punto che il paziente ricoverato in un ospedale potrà essere tranquillamente spostato presso un altro ospedale di un'altra azienda, perché così come noi abbiamo accolto i pazienti di altre regioni, questo sarà messo a regime sia per quanto riguarda i pazienti ma anche per quanto riguarda il personale, e questo, ripeto, è un lavoro continuo e costante che noi nel nostro dipartimento, in tutta nel comitato, portiamo avanti. Abbiamo dovuto interrompere tutto ciò che è stata un'attività ambulatoriale programmata.
sia l'ambulatoriale che sia la chirurgia. Questo ci ha permesso di reperire maggiore personale e quindi oggi possiamo avere non solo i dispositivi delle strutture accreditate, ma anche la possibilità di avere maggiori posti letto a disposizione per quelli che vengono definiti malati sani. Quindi in questo circuito noi inviamo i malati che non sono Covid, che possono essere seguiti dalle cliniche, che come ha detto il Presidente ringraziamo perché hanno messo questa loro disponibilità fattiva, concreta, e quindi entrerà questo circuito costante e presente. Altro, diciamo, situazione che viene richiesta in maniera particolare, forse sono le domande che qualcuno di voi ci proporrà, è la relazione, o meglio la comunicazione tra i dipartimenti sanità e i comuni, e i sindaci, la prefettura. Vi dico che qui noi abbiamo ricevuto regole ben rigide e definite da parte del Dipartimento della Prevenzione, dove dobbiamo rispettare la privacy, per cui non possiamo comunicare i nominativi, cosa che noi avevamo fatto fino a ieri, per cui adesso dobbiamo seguire questa linea in attesa di nuove linee, in quanto voi sapete che la tracciabilità, che viene definita da un gruppo di lavoro dentro le nostre aziende, è importante attraverso poi una relazione con i comuni avere maggiore conoscenza di quello che può essere il gruppo relazionale sociale del paziente diciamo positivo. Lo stesso problema si crea nei comuni, dove deve avvenire quella raccolta cosiddetta porta a porta differenziata, dove non deve venire fuori il nome, quindi ci troviamo ad affrontare delle difficoltà anche oggettive da un punto di vista che senz'altro adesso col Dipartimento della Protezione Civile andremo ad affrontare e risolvere. Colgo questa occasione per ringraziare, l'ho sempre detto, lo continuo a dire, tutti i medici e professioni sanitari che stanno lavorando con i doppi turni, sono vicino ai nostri malati con un'assistenza continua e costante, e questo è un valore per il nostro sistema sanitario. Devo dire che l'Abruzzo ha risposto, io dico fino ad oggi perché rispondo sempre, siamo in un equilibrio dinamico, ha risposto in maniera fattiva, in maniera concreta, siamo riusciti a gestire proprio nei vari livelli tutti i nostri pazienti. Adesso noi abbiamo garantito un livello alto, vedremo che succederà se dovessimo superare quel numero che noi avevamo previsto, e in questo lascio la parola al professor Arbani che meglio di me potrà spiegarvi in termini numerici i vari livelli di assistenza. Grazie. Buongiorno a tutti, anch'io faccio un doveroso ringraziamento a tutto il personale sanitario che H24, 7 giorni a settimana, dà il suo contributo veramente giorno e notte in maniera pesantissima a questa emergenza nazionale, così come tutti gli altri enti che danno un contributo per il loro sforzo che stanno facendo in questa emergenza. Faccio mio anche l'appello che ha fatto il Presidente a rimanere a casa e non uscire se non in caso di strettissima necessità. È l'unico modo che abbiamo di interrompere la catena di trasmissione del virus. Questo è l'elemento principale per interrompere la diffusione del virus. Quindi mi appello a voi mass media perché trasmettiate questo messaggio nella maniera più chiara possibile. Bisogna rimanere a casa. La situazione in Abruzzo in questo momento è in evoluzione rapida, così come è avvenuto nel resto del paese, quindi dal nord si è spostata al centro nelle Marche e adesso sta scendendo anche da noi. In questo momento abbiamo un numero di positivi ospedalizzati che assume a 347 e
Purtroppo la maglia nera di questa graduatoria ce l'ha Pescara, che ha oggi 170 ricoverati all'interno dell'ospedale di Pescara Covid positivi e 24 ricoverati nell'ospedale di Penne, che è stato individuato all'ASL di Pescara come Covid Hospital. Di questi 20 pazienti sono intubati, cioè necessitano di un supporto respiratorio importante a Pescara, e 4 sono intubati nell'ospedale di Penne. Quindi circa il 60%, più del 60%, il 64% dei pazienti ricoverati pesa sull'ASL di Pescara. Questo è un trend che ci aspettavamo, perché dei calcoli matematici, dei modelli matematici che qui mostro, questa era la curva di previsione, questa è la curva realizzata, vedete che le due curve si stanno avvicinando e stanno raggiungendo una mediana che è questa, che calcola esattamente i dati previsti. Come vedete, questi sono i giorni, come vedete l'impennata ogni giorno salgono il numero di pazienti che si prevede che saranno ospedalizzati. Questa curva per il momento ha purtroppo confermato i nostri dati previsionali. La situazione quindi è molto, molto pesante. Non ci aspettiamo per il momento un calo, ma anzi un aumento dei casi di positività. Abbiamo aumentato il numero di tamponi che possiamo effettuare giornalmente con la convenzione con l'Istituto Zooprofilattico di Teramo, e quindi questo aumento ci consentirà nei prossimi giorni, come diceva l'assessore Veria, anche di poter sottoporre a tampone tutto il personale sanitario, partendo prima da quelli più a rischio, malattie infettive, pronto soccorso, rianimatori, per poi allargare la base. Per quanto riguarda i presidi, questa è un'altra cosa che voglio sottolineare, perché come sempre poi ci sono molte notizie che circolano, ma sono notizie che non hanno alcuna attendibilità, perché noi abbiamo provveduto fin dall'inizio a distribuire i presidi in maniera omogenea per tutte le aste. Quando intendo omogenea intendo non in ripartizione uguale, ma la ripartizione andava fatta in base a le scorte, le giacenze, in base al numero dei ricoverati, in base al numero di stabilimenti ospedalieri e in base al numero di letti attivati. Finora sono state distribuite, per esempio, soltanto per quanto riguarda le mascherine chirurgiche, 30.000 mascherine chirurgiche, oggi ne sono altre 20.000, quindi ne distribuiremo altre 20.000, è già in corso la distribuzione, per arrivare quindi a un totale di 50.000 mascherine. Così come le tute, così come i guanti, così come gli occhiali protettivi, sono stati distribuiti a tutte le ASL secondo quello schema che vi ho precedentemente descritto. L'unica mascherina che manca, che purtroppo non si reperisce a livello nazionale e internazionale, ne abbiamo scorte molto molto limitate, ma quindi non perché non siamo stati in grado di distribuirle, ma soltanto perché non si trovano, ripeto, a livello nazionale e internazionale, sono le FPP3, che sono mascherine diciamo più che garantiscono una maggiore sicurezza, ma che sono, il cui utilizzo è limitato esclusivamente agli animatori che fanno manovre invasive sui pazienti. Quindi queste piccolissime scorte noi le abbiamo utilizzate, le stiamo dando soltanto a questo personale che è esposto maggiormente rispetto agli altri. Quindi la situazione ci ha costretto a, come diceva l'assessore, a far sì che tutti gli ospedali venissero rimodulati. Noi abbiamo fatto sì che i pazienti sani, non simono, ma insomma i pazienti che non siano Covid positivi, sono stati trasferiti nelle case di cure private che hanno dato la massima disponibilità. Anch'io mi associo al ringraziamento di coloro che mi hanno preceduto. E quindi stiamo liberando posti letto nei vari ospedali per accettare Covid positivi. Abbiamo aumentato il numero di posti di rianimazione sporca, intendo per rianimazione sporca quelle rianimazioni dedicate a Covid positivi, e lasciando ancora oggi, e di questo è un dato importante,
le rianimazioni pulite sono attualmente, tutti i posti sono rimasti uguali. Forse nei prossimi giorni qualche rianimazione dovremo sporcarla, ma per il momento ancora abbiamo le rianimazioni pulite tutte attive e abbiamo aumentato invece in maniera significativa il numero di posti letto delle rianimazioni sporche. Questo è stato possibile grazie ad una previsione che abbiamo fatto, quindi un certo numero di ventilatori su cui ci eravamo approvvigionati. La possibilità di aumentare queste rianimazioni sporche dipende esclusivamente dalla capacità di individuare e soprattutto reperire ventilatori. Siamo sul mercato, quindi non soltanto ci appoggiamo alla Protezione Civile, che ringrazio, che anche oggi ci ha fornito due ventilatori che stanno arrivando, ma ci stiamo muovendo anche sul mercato autonomamente e siamo, vi posso anticipare che lunedì arriveranno 5 ventilatori a Pescara e dei ventilatori all'Aquila, che lunedì prossimo attiverà altri 8 posti letto Covid positivi di terapia intensiva, oltre gli 8 che già individuato presso i G8. Quindi lo sforzo è stato massimo. Non vi nascondo la mia preoccupazione, perché se, come sembra purtroppo, questa curva continuerà a aumentare, ci sarà un momento in cui non saremo in grado di poter garantire completamente l'assistenza a tutti i pazienti. Ecco perché ripeto fino alla noia l'invito a rimanere a casa, di non uscire, perché uno che esce rischia di infettare altri e quindi di dar vita ad un circolo vizioso di cui veramente poi è difficilissimo uscire. E in questo caso speriamo il più tardi possibile che questo non succeda mai, dovremo attivare anche noi la CROSS, come diceva l'assessore Verì, per eventualmente trasferire i nostri pazienti in altre regioni che hanno un minor numero di pazienti ricoverati. Se ci sono domande, grazie. Mi risposto, non ho problemi. Allora, chiaramente noi abbiamo lasciato la facoltà alle aziende di individuare il Covid Hospital, perché ci sembrava giusto che ogni azienda avesse un'autonomia tale da appunto di individuare questi ospedali. In un primo momento chiedi aveva individuato l'ospedale di Atessa, che però è stato bocciato a livello nazionale dal Ministero perché non aveva requisiti per poter essere un Covid Hospital. Quindi la scelta è caduta poi su Ortona, perché era un ospedale che si prestava prima per la vicinanza logistica, quindi tempo dipendente da Chieti, quindi molto vicino a Chieti come serbatoio, così come Penne è stato scelto per Pescara. E la possibilità di avere una rianimazione non è legata una struttura fisica, cerco di spiegarmi. Per esempio Pescara, faccio l'esempio di Pescara per rendere il concetto. Pescara ha 9 posti letto di rianimazione più altri 9 di tipo di terapia intensiva post-operatoria, che è la rianimazione pulita, che è rimasta tale quale. Abbiamo attivato a Pescara 20 posti letto di rianimazione sporchi fatta nel reparto di malattie infettive. Non serve un locale in cui si dice questa è la rianimazione, perché è una rianimazione cosiddetta di coorte,
Mi spiego in maniera un po' meno tecnica ma più comprensibile. Se io ho un paziente Covid positivo, ne ho un altro Covid positivo, li posso anche mettere tutti insieme in uno stesso ambiente, perché sono tutti Covid positivi, si dice un intervento di coorte, cioè tutti quanti hanno la stessa patologia e li posso trattare tutti insieme. Sarebbe più difficile farne una rianimazione pulita, in cui ci sono pazienti politraumatizzati con altre patologie, in cui dovrei garantire dei posti a pressione negativa per non far mischiare pazienti Covid positivi con pazienti sani. Invece, avendo individuato degli spazi e poi mettere dei ventilatori, questo lo possiamo fare in ogni ambiente, quindi anche Ortona, che non ha fisicamente e strutturalmente uno spazio come, diciamo, rianimazione, può essere qualunque spazio trasformato in rianimazione come ha fatto Pescara, basta mettere dei ventilatori, monitor e attrezzarla per far diventare di fatto una rianimazione. Sì. No. Rispondi tu? Due giorni è stato smontato l'ospedale di Atessa per trasformarlo in un andare nella terza fase. È la terza fase, la fase finale di un'attività. Dunque, Atessa cioè nel senso. Atessa, che era stata individuata, non è stata riconosciuta al Ministero idoneo, perché già nella precedente riformulazione della rete ospedale dell'Abruzzo aveva... Spieghiamo bene, il Ministero ha i nostri documenti inviati dal Dipartimento, noi abbiamo inviato successivamente una riconversione della rete ospedaliera dove abbiamo individuato Atessa come ospedale di zona disagiata. Però adesso al Ministero giace la documentazione di Atessa come PTA, quindi Atessa è declassificato, non è definito un ospedale, è chiaro? Quindi quando hanno visto questi documenti dice ma non ci sono i requisiti strutturali. Però questo adesso non è il problema è che noi metteremo in rete i pazienti, come abbiamo già definito, i pazienti vanno da una fase alta a una up e down, diciamo. Per cui anche in questa rete, quando ci dovesse essere bisogno, vengono presi dei reparti isolati con percorsi ben definiti, come ha detto il professor Albani, dove non è che c'è bisogno di una riabilitazione, ma sono sufficienti dei ventilatori adeguati. Io ho risposto anche, ho sentito il direttore generale dell'ARS di Chieti, dove sta focalizzando molto l'attenzione proprio anche dentro l'ospedale di Chieti, proprio nella fase acuta. Prego. Atessa è stato svuotato, era ospitare quanti, perché sulla delibera c'è scritto 6 posti di rianimazione, non dice il numero di posti totali, ma si utilizza 120, come ha detto il direttore dell'ASL. Questa versione qua è stata fatta un po' l'ospedale, verrà presa all'inizio. Allora, il dopo Covid fa parte tutta della nuova riorganizzazione anche, e mi auguro che questa esperienza serve a rafforzare quell'ipotesi che noi abbiamo sempre detto e presentato ultimamente negli ultimi nostri documenti sulla rete ospedaliera, di una rete dell'emergenza-urgenza collegata nella forma hub e spoc. Quindi questa emergenza ha dichiarato che quella rete che noi avevamo presentato era ben precisa e ben differenziata. Oggi se avessimo avuto gli ospedali chiusi come c'erano stati previsti di Ortona ed altre realtà, oggi non avremmo posti dove poter collocare i nostri pazienti. Allora, ma
Allora, c'è il gruppo dell'unità di crisi che ogni azienda ha, che valuta a seconda delle esigenze. In questo momento noi dobbiamo predisporre le strutture in maniera adeguata. A livello ministeriale c'è l'ok per l'ospedale di Ortona. Adesso, in base ai numeri dei pazienti che noi abbiamo, in base all'entità e alla gravità dei pazienti, ci sarà una rete regionale. Una domanda per il Presidente. Prego. Sì, certo, l'ordinanza è stata emessa ed è in vigore. Chiaramente, se dovessimo scoprire che nelle prossime ore, nei prossimi giorni, il governo, rispetto magari a dei quesiti che i prefetti, come è giusto che sia perché è il loro mestiere, i prefetti si relazionano con il governo, ricevono l'ordinanza, la analizzano e poi se gli viene richiesta magari dai sindaci, dal presidente della provincia, dalla ASL stessa, la collaborazione per farla applicare e per rendere cogenti le misure previste, i prefetti poi si consultano con il Ministero. Dovessero ricevere dal Ministero notizie di non collaborazione o di considerare inefficace o addirittura dovessimo ricevere, può tecnicamente accadere, l'impugnativa da parte del governo rispetto all'ordinanza, è chiaro che questo ne minerebbe l'efficacia. Fino a che questo non accade, cioè fino a quando il governo né l'impugna né dà magari ai prefetti notizia, diciamo, di non collaborare, naturalmente l'ordinanza è efficace, è in vigore e va avanti. Io spero che non solo che non ci siano atti, non li voglio definire ostili, però insomma contrari da parte del governo, ma che ci possa essere anche, anzi, una piena adesione, un riconoscimento della necessità e della correttezza di questo atto e quindi una collaborazione piena da parte delle autorità del territorio. Abbiamo 78 posti in regione e abbiamo
dati 19 per il Covid e attualmente in isolamento ne abbiamo praticamente 15 occupati. Con isolamento a pressione negativa, che abbiamo detto attualmente ci sono, ma lo utilizziamo poco perché ormai sono tutti ricorsi, cioè sono messi tutti insieme 9. Le malattie infettive con isolamento da 70 abbiamo portati a 102 e le malattie infettive solamente a pressione negativa ne sono 68 e attualmente sono attivati 88, cioè abbiamo aumentato il numero. Quindi abbiamo praticamente oggi un numero di posti letto di intensiva, subintensiva, malattie infettive adeguato e poi abbiamo un margine di crescita per accogliere ancora pazienti Covid positivi. Questo margine chiaramente sta continuando momento per momento perché in questo caso, come vi ho fatto vedere prima, la curva è esponenziale, quindi non usciamo praticamente. Il massimo che si può arrivare è un numero attualmente in fieri, cioè mi spiego, noi attualmente abbiamo preso dei posti che prima non prevedevamo nella piana perché ci vedevamo dati al 100%, quindi per esempio avevamo 70 posti, adesso il numero a caso, 70 posti di pneumologia e abbiamo portato a 140 di previsione. Questi numeri non bastano più, quindi abbiamo aumentato ulteriormente. Per Pescara, che abbiamo fatto un piano in cui la pneumologia aveva circa 20-30 posti, quindi per avere il 100% a 60, siamo già a 140. Quindi abbiamo requisito all'interno, abbiamo trasformato tutti quanti in posti Covid positivi, quindi i numeri previsti da tabella, diciamo tabellati, sono stati ampiamente già superati e sono stati riconvertiti posti di medicina generale in malattie infettive, proprio perché aumenta il numero di malati Covid è altissimo, il numero di malati che ogni giorno arrivano sono elevati. Questo così succede a Chieti, che succede all'Aquila, per cui tutti i posti letto che noi abbiamo diciamo, previsti per tabella sono stati superati dalla realtà dei fatti, quindi noi stiamo mettendo in campo numeri molto più alti di questa previsione della tabella. Mi ripete la domanda? Il centro pedologico di Ortona. Assolutamente sì, certo. Certamente oggi ho parlato con il professor Fiaschetti stamattina, adesso stiamo vedendo come salvaguardare i pazienti con il tumore al seno, che è un punto di riferimento, un punto di eccellenza regionale, e stiamo adesso vedendo come salvaguardare questo importante centro, vedendo se diciamo, all'interno del presidio ospedale di Ortona creare una nicchia proprio riservata a questa patologia. Allora, riprendo un attimo il microfono, sia per dire, mi è arrivata una giusta sollecitazione tra chi sta seguendoci anche in diretta Facebook, che ci sono casi di persone che vengono dimesse dall'ospedale, restituite alla loro vita, entrano dentro i condomini e oggi era già successo con lo speleologo che ha dovuto raccontare di questa brutta esperienza, addirittura insultato perché era malato e ritenuto untore. E altrettanto avviene con le persone guarite, cioè se le persone sono guarite, state tranquille. Quindi chi rientra nelle proprie case dopo aver avuto la brutta esperienza di essere ricoverato in ospedale o dopo aver finito la quarantena dentro casa o comunque di essere viene dichiarato guarito, è guarito, quindi non deve essere trattato come un appestato, come un untore, e i cittadini del condominio, del vicinato non devono avere paura di queste persone. Ci mancherebbe altro che adesso, diciamo, dopo questa brutta esperienza, ci si debba portare anche addosso il marchio dell'infamia per aver avuto il torto di ammalarsi o di portare questa cosa con sé. Aggiungo, visto l'assessore Febbo ha dovuto partecipare a una videoconferenza con Invitalia, mi stanno arrivando notizie, in questo momento però non posso rispondere al telefono anche sulla vicenda che dicevo prima Fader, quindi potremmo avere aggiornamenti nel corso della giornata. Solo per dire che ieri abbiamo firmato, su proposta dell'assessore e del direttore del dipartimento, un'ordinanza che riguarda gli interventi a favore dei soggetti beneficiari di misure di Abruzzo Sviluppo, di FIRA, cioè le imprese che hanno ricevuto mutui, sovvenzioni, crediti, per i quali abbiamo adottato delle misure immediate per procrastinare la restituzione
è la scadenza di questi debiti. Stiamo pubblicando dei bandi rivolti ai soggetti, rivolti alle imprese con i quali cerchiamo di sostenere l'economia e in più in generale nel progetto di legge, ringrazio il Presidente del Consiglio Sospiri che ha raccolto dai gruppi consigliari oltre che dagli assessori una serie di sollecitazioni per predisporre un progetto di legge che io nella giornata dell'altro ieri ho confrontato anche con i capigruppo della minoranza, con i quali l'interlocuzione è comunque costante. Attendiamo anche da loro delle proposte, delle integrazioni. Il nostro obiettivo è quanto prima poter convocare il Consiglio regionale e approvare questa proposta di legge per mettere in campo le immediate misure che si possono mettere in campo. E la Regione Abruzzo, come la generalità delle altre regioni, sta chiedendo in generale di poter riutilizzare, riprogrammare i fondi non ancora impegnati, sia dei fondi nazionali, quindi Fondo Sviluppo e Coesione, sia dei fondi europei, per poter mettere in campo misure più appropriate e più mirate rispetto all'emergenza attuale. Darei la parola anche agli assessori Fioretti e poi al sottosegretario D'Annunzio per anche da loro breve intervento sulle iniziative che stanno assumendo. Poi, sempre a me, al microfono però per favore. Buongiorno, Paolo Vincenti di Musei. Volevo chiedere, Presidente, alcuni sindaci, soprattutto del Teramano, lamentano il fatto che rispetto ai primi giorni le informazioni delle ASL sui positivi arrivano un po' in ritardo. Ne abbiamo già parlato, c'è persino, come ha detto l'assessore, c'è persino una nota di ieri della Protezione Civile che dice che in base alla privacy non dovremmo trasmettere questi dati, noi invece vogliamo trasmetterli. Chiedo anche ai sindaci la comprensione dell'emergenza del momento. Quando arrivano tutti insieme, e prima ne arrivavano uno al giorno, poi cinque, poi ne diventano 10, poi 30, adesso ne diventano 50 o 70 al giorno, nei prossimi giorni potrebbero essere 150 o 200 al giorno. Stanotte 70 positivi. Stanotte 70 positivi. Il tempo per chiamare fino al 70° caso è qualche ora e non è che i sindaci si trovano tutti alla prima telefonata e le persone che stanno facendo questo lavoro sono oberate, sono anche oberate, peraltro non potrebbero più farlo a norma, sono anche oberate, quindi a volte succede che la notizia viene diffusa dal Dipartimento Prevenzione, dice sono 70 positivi, questi positivi stanno uno qua, 5 lì, 3 lì, 4 qui e quindi la notizia nel giro di un minuto passa sulla stampa e può arrivare anche nel paese, nel comune interessato, quindi è normale per certi versi che ci sia una leggera sfasatura sull'informazione, però noi siamo impegnati per farla arrivare nella maniera più tempestiva, più informata possibile e ci confronteremo anche con il governo per comunque dare un regime, una cornice anche giuridica adeguata per evitare anche il paradosso che qualcuno debba essere poi denunciato e portato in tribunale perché ha fatto sapere a chissà chi che qualcuno è ammalato, però è anche vero che per andargli a prendere rifiuti, per garantire le misure di monitoraggio che la legge prescrive anche in capo ai prefetti e così via, è evidente che qualcuno questi elenchi e dei denominativi e dei loro indirizzi debba pure averli e debba poterli condividere. Voglio aggiungere solo una cosa, che noi siamo già in grado, già lo facciamo tutti i giorni, di geolocalizzarli, quindi siamo già a geolocalizzare tutti i pazienti, adesso sapete da chi passare queste informazioni, noi chiaramente chi ha detto i lavori già ce l'ha questi elenchi di geolocalizzazione. Volevo sapere rispetto alla zona rossa, come ci sono già dei presidi, perché a noi risulta, ci hanno chiamato che non ci sono comunque dei controlli rispetto alla zona rossa individuale, alle forze dell'ordine, se e quando verranno sistemate le forze dell'ordine a guardia, diciamo così, dei confini della zona rossa, e la stessa cosa Napoli, se prendendo delle misure particolari, visto che erano molto drammatiche, molto drammatiche.
Guardi, con le Marche non so quali notizie, cioè come dire, a quali misure possa pensare, cioè, non ci sono misure speciali, quelle misure che valgono con le Marche valgono con l'Umbria, con il Lazio, con la Campania, con Molise, con tutti, quindi bisogna stare, rispettare le norme e stare fermi. Gli unici che si spostano sulle lunghe distanze sono gli autotrasportatori e non possiamo bloccarli, perché bloccare gli autotrasportatori significa non fare più la spesa al supermercato. Quindi anche la leggenda del fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti, oltre un certo limite bisogna pure stopparla e farla capire. Mi appello anche a voi che siete operatori della comunicazione per far comprendere perché alcune attività restano aperte e perché non si può, come dire, sigillare l'intero paese. Si potrebbe fare forse per 3 giorni, 5, ma non si può fare per 3 settimane o 5 settimane, qual è la previsione attuale di questa emergenza. Quindi è evidente che se vogliamo garantire a tutti i cittadini di poter fare la spesa e di poter mangiare dentro casa, di potersi approvvigionare dello stretto indispensabile, qualcuno deve portare in giro le medicine, qualcuno le deve produrre, qualcuno deve portare il cibo da una parte all'altra del paese, qualcuno lo deve produrre. Anche dentro la zona rossa ci sono delle aziende che fanno parte di questa filiera e che non possiamo chiudere. Naturalmente nella ordinanza c'è la deroga esplicita, perché se l'azienda che sta lavorando a Castilenti produce i plateau per piantare, per fare la semina delle piantine e degli ortaggi che ci mangiamo tutti nella conca del Fucino, e se io la blocco forse salvo Castilenti, ma domani non abbiamo da mangiare sulle nostre tavole. Sul presidio delle forze dell'ordine, come le ho detto, come le ho spiegato prima, non dispongo io del potere di collocare le forze dell'ordine. Se i sindaci ne fanno richiesta, la fanno alle prefetture. Spero che le prefetture vogliano collaborare e ricevano dal governo notizie positive sul prestare collaborazione. Di più non le so dire perché sto qui e non ho notizie puntuali su che cosa sta avvenendo, né se i sindaci hanno richiesto l'ausilio della forza, delle forze dell'ordine, della forza pubblica, né se i prefetti hanno avuto domande, né se hanno ricevuto disposizioni in un senso piuttosto che in un altro. Assessore Fioretti. Può essere un aspetto secondario sicuramente in questo momento il discorso del lavoro, come anche magari altri aspetti come quella dell'istruzione, però a titolo informativo per la gente che è a casa e che magari nel trascorrere tanto tempo senza fare niente si pone sicuramente delle domande rispetto alla possibilità di avere quel reddito che aveva prima di questa crisi e anche magari alcune situazioni legate all'istruzione dei propri figli. Quindi possiamo dire che per quanto riguarda l'anno scolastico, come visto anche dal decreto, questo è salvaguardato anche in deroga sotto i 200 giorni obbligatori, insomma, di lezione, e quindi speriamo di poter vedere i nostri ragazzi ritornare a scuola prima della fine dell'anno scolastico. Sicuramente ecco, la situazione prioritaria è quella sociosanitaria, in particolare quella delle fasce deboli, quindi in logica sociale molta attenzione a tutte quelle persone che in una posizione di fragilità sono più vulnerabili, quindi gli anziani e le persone malate. Per quanto riguarda invece il mondo del lavoro, il Dipartimento Lavoro sta lavorando al pieno. Vengo proprio prima di venire qui in conferenza stampa, stavo con il direttore e con i dirigenti che stavano approfondendo il decreto rispetto all'accordo quadro che dovremmo fare per la cassa integrazione in deroga, che è prevista per qualsiasi settore, quindi andremo a coprire e a garantire la retribuzione a tutte quelle persone che nel giorno del 23 di febbraio, anche se assunte il giorno prima, avevano un contratto di lavoro, anche in quei settori che non erano ricompresi
in logica ordinaria negli ammortizzatori sociali, quindi anche il mondo dell'agricoltura, della pesca, il terzo settore e anche enti religiosi e altri settori del terziario, insomma. Quindi tutti avranno garantito questa situazione. Per il momento quello che ci fa, perlomeno a noi, soprattutto dall'Abruzzo, un attimino preoccupare è il fatto che tutte quelle persone che non erano coperte da contratto il 23 febbraio non avevano ancora in essere ammortizzatori sociali da poter prorogare come da decreto. Essendo noi una regione che vive molto di lavoro stagionale, tutte quelle persone che sarebbero tornate ad aprile, magari alla stagione estiva, in apertura della stagione turistica, dovremmo trovare delle situazioni che vadano a coprire quel mondo che sicuramente, insomma, portava reddito. Mi dice il Presidente che per quanto riguarda la comunicazione dei dati dei malati è stata diffusa adesso una nota di Borrelli che riapre la comunicazione ai sindaci rispetto alle persone. Le ASL devono dare ai sindaci i dati delle persone malate per poter attivare tutte le azioni del caso. Comunque, per quanto riguarda l'attività specifica, il Dipartimento sta predisponendo questo documento che sottoporremo in ambito di CICAS, cioè del Comitato di Intervento Straordinario per le Crisi Aziendali, a tutte le categorie e a tutti i rappresentanti sindacali, coinvolgendo anche le strutture professionali che dovranno poi dopo essere a supporto per poter presentare queste domande. Queste domande hanno una copertura attualmente economica adeguata, ma solo per 9 settimane, quindi la previsione iniziale è quella di 9 settimane. Non c'è da fare una corsa alle domande, anche se verranno trattate in ordine di presentazione, però tutti riusciranno sicuramente a ottenere questa copertura e lavoreremo eventualmente anche a coprire quelle situazioni che al momento, come ho detto, riteniamo non correttamente trattate. Siamo in contatto continuo con il Ministero per tutte le situazioni che eventualmente dovrebbero venire fuori rispetto a una possibile proroga di questi riconoscimenti e anche domani con il Ministro Catalfo una videoconferenza. Grazie. Allora possiamo rientrare, un'ora e 17 minuti di conferenza stampa, adesso c'è anche De Annuntis che parla, noi però insomma facciamo un po' il resoconto di quello che sono state le parole che abbiamo ascoltato fino ad adesso, ovviamente grandissimo spazio, soprattutto 30 minuti, poi anche le risposte a delle domande da parte del governatore della regione Abruzzo Marco Marsilio. Una conferenza stampa accorata non solo sulla zona rossa, ma inevitabilmente il focus era tutto incentrato sull'emergenza sanitaria, i passaggi fondamentali di cosa c'è bisogno, non tanto di strutture, perché quelle si possono attrezzare anche in maniera rapida, c'è bisogno però di ventilatori, di monitor e soprattutto di personale, tant'è vero che c'è stata anche una richiesta a chi vive fuori dal territorio nazionale, operatore sanitario, medico che vive fuori dal territorio nazionale, un invito a qualora chiunque volesse a rientrare
in territorio italiano per dare un'assistenza ai colleghi. Avete anche ascoltato, ha parlato di Seconda Guerra Mondiale, lì ha detto Marsiglio si faceva la borsa nera con gli alimenti, con i cibi, qui invece si fa con le mascherine e non è neanche facile soprattutto andare incontro a prezzi di mercato che siano ragionevoli. Altre questioni, avete visto mascherine FFP2 che sono arrivate, un camion da 20.000 mascherine oltre alle 30.000 che erano già arrivate, che saranno distribuite uniformemente al personale sanitario. Un paese, ha detto Marsiglio, che resta in ginocchio perché manca la produzione di prodotti, beni che servono alla sanità è qualcosa di assurdo, alla faccia della globalizzazione. L'apertura è stata dedicata al fatto che ai cittadini abruzzesi, ma anche italiani, va assolutamente detta la verità, e se qualcuno fino a qualche giorno fa pensava che si stesse scherzando, adesso non è più così. Tra pochissimo avremo anche un collegamento in diretta Skype da Penne, perché insomma c'è stata la questione zona rossa con i 5 comuni della provincia di Teramo e quello della provincia di Pescara, Erice, l'unico della provincia di Pescara, Erice, che fa parte della zona rossa. Chi è stato escluso è stato il comune di Penne. Allora do il buongiorno a Gilberto Petrucci, assessore proprio del comune Vestino. Ciao Gilberto, buona mattinata, hai ascoltato la conferenza stampa del governatore Marsiglio, ma non solo, anche dell'assessore alla sanità Nicoletta Veri, del professor Albani. Ecco, restando nel territorio, nell'argomento zona rossa, Marsiglio ha detto queste sono le indicazioni. Innanzitutto bisogna vedere se poi il governo tramite i prefetti darà l'ok, ovviamente, altrimenti diventa un'ordinanza, quella che ho firmato, assolutamente vuota. E per quanto riguarda comuni tipo Penne, sono decisioni comunque rivedibili in corso d'opera. Sì. Ciao Jacopo, ben risentito, ben rivisto, e chiaramente la situazione a Penne. Mi senti? Sì, posso? Sì, ti sento. Ah, ok, allora diciamo che la situazione a Penne è un po' quella già detta dal presidente Marco Marsiglio, cioè una situazione particolare da un punto di vista epidemiologico, perché comunque i dati continuano a dare un aumento di casi positivi sul territorio. 78 in più rispetto all'ultimo aggiornamento di ieri. Esatto, quindi c'è una situazione particolare, ma soprattutto l'istituzione della zona rossa, è chiaro che non si tratta di scelte politiche, bensì di natura scientifica. C'è stata una relazione della ASL che ha spiegato nei dettagli la situazione che è attualmente sul territorio. Noi chiaramente come amministrazione comunale stiamo cercando di aumentare i controlli sul territorio per consentire, insomma, come dire, per contrastare la circolazione del virus. Quindi stiamo mettendo in campo ogni strumento utile a contrastare la diffusione del Covid-19. Certamente non è facile, abbiamo anche delle imprese che sul territorio, come la Brioni, che continuano a svolgere la propria attività, anche se fino al 22 marzo l'attività è sospesa. Senti Gilberto, nei giorni scorsi, attraverso anche il vice sindaco Ferrante, c'era stata una richiesta alla Protezione Civile, al Premier Conte, di prendere in mano un ospedale che appena è sito in zona Carmine, che di fatto non è stato mai utilizzato. Sì, diciamo che il complesso edilizio del Carmine, che doveva ospitare inizialmente un ospedale psichiatrico, poi successivamente riconvertito in ospedale nel 2001 a seguito del decreto Bindi, è un po' l'emblema dello sperpero di denaro pubblico, una struttura
abbandonata da circa 30 anni, ultimata nel 2001, che potrebbe chiaramente rappresentare una straordinaria occasione in questo momento di crisi sanitaria. Diciamo che all'interno ci sono 120 posti disponibili e non solo. A proposito, torniamo l'ultimissima in chiusura, grazie anche e soprattutto per il tempo che ci hai concesso. C'è delusione per il fatto che il vostro comune non sia stato inserito all'interno della zona rossa. Ricordiamo che, a proposito di esclusioni, Penne rimase fuori anche dal cratere sismico nel 2017. Ecco, sarebbe una vicenda molto differente, che però vede il vostro comune escluso da un territorio ben circoscritto. Sì, in effetti io non parlerei di esclusione, perché l'istituzione di una zona rossa, secondo appunto i protocolli sanitari del Ministero della Salute, viene praticamente attuato quando ci sono delle criticità sanitarie. Probabilmente la ASL ha ritenuto che questa misura restrittiva non fosse applicata a Penne in questo momento, e quindi noi chiaramente ne prendiamo atto, continueremo a lavorare come stiamo facendo ora, ma soprattutto l'aspetto più importante è legato al fatto che non bisogna fare polemica. Oggi è il momento di un'emergenza sanitaria, peraltro molto difficile, sconosciuta anche agli addetti ai lavori, quindi bisogna mantenere i nervi saldi e continuare ad assistere la popolazione, perché vedete, dopo 10 giorni di quarantena subentrano anche effetti psicologici nelle persone, quindi ci troviamo ora nella fase più difficile, e oggi ascoltare il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio, nonché il direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza della ASL di Pescara, Albani, sottolineare come il momento è difficile e c'è molta preoccupazione. Questo chiaramente deve far riflettere. Non dobbiamo abbassare la guardia e dobbiamo continuare a lavorare sul territorio, invitando e raccomandando la popolazione a rimanere a casa, perché i contagi, il virus circola sul territorio, soprattutto in quello della provincia di Pescara, e dobbiamo evitare i contatti. Quindi bisogna lavorare al di là dell'istituzione di una zona rossa che certo limita l'ingresso e l'uscita da una comunità, però quel che conta è attuare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo. Quindi tutti a casa, evitare i contatti e muoversi solo in casi eccezionali. Gilberto, veramente l'ultimissima, credi anche te che l'ospedale San Massimo, passata l'emergenza, e speriamo che i tempi siano davvero ristretti, anche se i numeri che ha dato il professor Albani non sembrano andare verso questa tendenza, almeno a stretto giro, pensi che l'ospedale San Massimo, così come ci sono tanti altri nosocomi più piccoli all'interno della nostra regione, possa, passata l'emergenza, riacquisire quella centralità degli ospedali periferici che avevano un po' perduto negli ultimi anni? Io credo che il presidio ospedaliero San Massimo di Penne sia il fulcro intorno al quale ruota l'intero entroterra pescarese. Peraltro è una valvola di sfogo, diciamo così, per quanto riguarda l'ospedale di Pescara, perché oggi l'ospedale di Pescara non riesce più ad assorbire, al di là dell'emergenza sanitaria, i pazienti di un'area molto vasta. E quindi naturalmente bisogna cambiare, invertire la rotta, bisogna, credo, a mio giudizio, individuare su ogni provincia degli ospedali di supporto a quelli principali, come può essere appunto l'ospedale di Penne rispetto a Pescara. Quindi io credo che questa emergenza sanitaria sia un po' lo spartiacque, bisogna invertire la rotta, bisogna tornare a realizzare una buona sanità laddove un presidio come quello di Penne può essere un punto di riferimento straordinario, magari non solo per quanto riguarda l'attività di un ospedale di base, ma anche per eccellenze
uniche all'interno di una regione che può aiutare gli ospedali più grandi a rimanere comunque ospedali di riferimento, ma ad alleggerire l'attività. Quindi io credo che l'assessorato alla sanità, il presidente Marsiglio, debbano in un certo senso tener conto di quello che è accaduto in questa emergenza sanitaria. Poi peraltro Penne storicamente è stato sempre un punto di riferimento per l'improterra pescarese, se non dobbiamo quindi cancellare questa storia. Grazie Gilberto Petrucci, buon lavoro, immagino che siano comunque giornate seppur in casa ma davvero, davvero convulse queste in un territorio come quello di Penne, dell'area Vestina, che è di fatto vicinissimo a quello della Valfino. Grazie Gilberto, buona giornata. Grazie Jacopo e buon lavoro. Grazie a Gilberto Petrucci. Insomma, noi stavamo facendo un po' anche in questo caso, prima di avere il secondo collegamento, con cui poi andremo verso la chiusura di questa edizione straordinaria del nostro telegiornale, stavamo facendo un po' il riepilogo, lo vedete nel nostro titolo principale, i numeri che ci ha dato il professor Alberto Albani, 78 nuovi casi di positività nella nostra regione e dunque si sale da 347. Abbiamo visto anche una curva in aumento, un modello matematico che lascia presagire come purtroppo i prossimi giorni dovrebbero comunque vedere un incremento dei numeri. Accanto a questo c'è stato l'appello che continuiamo a farvi anche noi dal punto di vista dell'informazione a rimanere a casa per quanto più possibile, a non scambiare, come ha detto il governatore Marsiglio, il fatto di poter fare la passeggiata col fatto di essere totalmente liberi di poter fare quello che uno vuole, perché la situazione è assolutamente di emergenza. Do la buona giornata anche al consigliere regionale di Abruzzo in Comune, Sandro Mariani. Buongiorno Mariani. Buongiorno, buongiorno. Allora, ha ascoltato anche lei la conferenza stampa del governatore Marsiglio. Che cosa l'ha colpita di più, soprattutto perché parliamo di una situazione in cui si è sempre ribadito che in questo momento non ci sono a livello politico differenze tra maggioranza e opposizione, si lavora tutti per un unico obiettivo. Sì, ho ascoltato un pezzo di conferenza stampa del presidente Marsiglio. Ieri abbiamo avuto già possibilità di vederci, insomma, in videoconferenza, di sentirci. Quello che mi ha colpito di più è, diciamo, degno più che altro di nota, è il fatto che c'è sempre una certa titubanza su questa ordinanza della zona super rossa della Valfino, che, rimandando sempre a questo discorso di dover scrivere un'ordinanza a quattro mani con il governo nazionale. Io ci tengo a ribadire, come ho fatto ieri, che è importante che si faccia il primo pezzo di semilavorato, come hanno fatto altre regioni, come ha fatto la Campania e l'Emilia Romagna, perché poi il governo dovrà fare l'altro pezzo di semilavorato e io sarò critico allo stesso modo se ce ne sarà bisogno. Dunque diciamo che apprezza la decisione, non dico di imperio, ma comunque deve essere l'input da parte della regione e poi il governo verrà inevitabilmente a rimorchio. Banalizzo, ma cerco di far capire, cerco di interpretare un po' il suo pensiero. Ho riassunto bene? Sì, praticamente il presidente della regione esprimeva una preoccupazione, come ha detto anche in conferenza stampa, sul fatto che, dice, se il governo non mi dà il placet alla mia ordinanza, non dà il placet alla mia ordinanza da governatore, praticamente non avrò possibilità di avere a disposizione forze dell'ordine per cinturare, fare il cordone sanitario attorno alla zona super rossa. In realtà poi a me non risulta neanche che sia così, però diciamo l'importante è che c'è stato questo atto da parte del Presidente della Regione, e anche se con ritardo. Ciò che preoccupa
me e altri, parlo anche qui con un minimo di competenza da medico veterinario, che i tamponi eseguiti finora soltanto sui sintomatici nella zona della Valfino non hanno poi fatto tamponi a tutti coloro con cui sono entrati in contatto i sintomatici positivi. Quindi di conseguenza io ho espresso questa mia perplessità senza fare allarmismo, ma cercando di essere costruttivi e cercando di recuperare il tempo perduto, ma per me va fatta una mappatura, non solo per me, anche per chi ne fa di questa materia epidemiologica il suo pane quotidiano, una mappatura certa e scientifica di tutti i contatti che hanno avuto i positivi per meglio determinare tutti coloro che potrebbero essere dei potenziali positivi. A proposito della zona rossa, perché abbiamo parlato di 5 comuni della provincia di Teramo ed Elice della provincia di Pescara, ecco, Marsilio ha spiegato il perché, cioè come si è arrivati poi sostanzialmente all'individuazione delle zone. Zone queste che anche a livello di numero di popolazione, ha detto Marsilio, è più difficile in queste zone è più difficile rintracciare velocemente i contagi. Fatto l'esempio opposto di Ortona, dove evidentemente il fatto di poter rintracciare più velocemente le persone che sono state nelle strette vicinanze dei contagiati è molto più semplice e ha dato modo di evitare di chiudere per esempio una zona come quella di Ortona. Ecco, in relazione a questo è preoccupato per quei territori? Io più che altro sono preoccupato del fatto che non riesco a comprendere bene due cose. Uno, il metodo con cui si sta lavorando, perché mi si consenta di dire questo, cioè nel senso che voglio capire qual è il criterio, perché neanche ci deve essere in campo, come dire, un atteggiamento che generi panico e che generi esagerazione, che in questi momenti è facile che si vada a sconfinare su questo. Però io volevo dire, neanche sono per i tamponi a tappeto, perché sappiamo bene che i tamponi a tappeto potrebbero non aver senso se non si becca quella fase dove il soggetto ha una sua virulenza e quindi di conseguenza potrebbe risultare un falso negativo il soggetto sottoposto a tampone. Quindi ho detto, qual è il criterio? Il criterio mi sembra, da ciò che ho avuto modo di studiare nel mio percorso di studi negli anni, quando si parla di epidemiologia, di fare tamponi comunque sicuramente a quelli che hanno avuto contatti con i soggetti positivi. Dall'altra parte, farlo al personale sanitario, che come abbiamo visto, visto che l'epidemiologia è statistica, se c'è un dato statistico così alto che il personale sanitario risulta essere positivo in percentuale maggiore rispetto alle altre professioni, naturalmente, io procederei anche per garantire al nostro personale sanitario, che ringrazio per quello che sta facendo, medici, infermieri e tanti altri volontari che si stanno adoperando, sia una sicurezza per la loro salute personale, ma sia evitare che questi positivi, questi soggetti che operano in sanità, che potrebbero essere degli asintomatici, dei positivi, quindi al coronavirus, potrebbero essere, come dire, degli untori pericolosissimi per la popolazione. Quindi secondo me bisogna procedere in maniera diligente per evitare che poi, per cercare di fare più uno, si faccia un danno e quindi si produca meno 100. Non so se mi sono fatto ben capire. Sì, sì. Faccio giro anche a lei la domanda, poi ovviamente la lasciamo, anzi la ringraziamo per il tempo prezioso che ci ha dedicato. Pensa che, passata la buriana, come si suol dire, il tema dei nosocomi periferici, oggi così importanti per supportare i nosocomi principali in questa emergenza, il problema dei nosocomi periferici sarà al centro dell'agenda politica non solo nazionale, anche della regione Abruzzo? Allora, permettetemi di fare una riflessione. Innanzitutto penso che dopo questa pandemia cambierà tutto lo scenario, come dicono i maggiori analisti, diciamo di tutti i continenti. Ormai cambierà totalmente lo scenario economico, sociale, politico di tutto il mondo, e questo mi sembra abbastanza palese. Per quanto riguarda il sistema sanitario nostro, insomma, parliamo di quello a livello regionale, che è il segmento che più compete oggi per i ruoli pro tempore che rivestiamo, mi permetto di dire qualcosa che è stato oggetto in passato di grandi critiche, quando io stesso mi sono assunto delle responsabilità dicendo che degli ospedali periferici andavano riconvertiti appunto per fare dei centri di eccellenza, e poi servono purtroppo questi stati di emergenza, queste situazioni di emergenza, come spesso accade in Italia, per sensibilizzare la gente e sensibilizzare anche gli amministratori locali, perché va detto,
che un grande riconoscimento va dato ai sindaci e agli amministratori locali che stanno lottando e facendo fronte in questo momento a queste situazioni. Però tutti insieme dobbiamo fare uno sforzo di essere meno affetti da campanilismo acuto, perché spesso questo campanilismo ha prodotto, soprattutto sulla sanità, un danno notevole. Poi ce ne rendiamo conto soltanto quando avvengono di queste tragedie e di queste situazioni. Quindi sicuramente va ripensato tutta la sanità, anche dei nosocomi periferici, perché oggi l'importante è avere un sistema efficiente sul livello regionale. Immaginate, di fronte a una situazione del genere, se noi avessimo avuto un super centro per malattie infettive con 200 posti di terapia intensiva, immaginate voi se era il problema adesso andare ad Ortona, andare a Sant'Omero o andare a Vasto per un abruzzese. Assolutamente. La lascio con un'ultima ora dell'ANSA che arriva direttamente da Roma. Il ministro Azzolina dell'istruzione ha detto: penso che si andrà nella direzione che ha detto il presidente Conte di prorogare la data del 3 aprile per quanto riguarda la chiusura delle scuole, ma in questi giorni invito tutti alla massima responsabilità, non è possibile dare un'altra data per l'apertura delle scuole, tutto dipende dall'evoluzione di questi giorni, dallo scenario epidemiologico, riapriremo le scuole solo quando avremo la certezza di assoluta sicurezza. Questo insomma pone anche qualche interrogativo sulla tempistica, anche dal punto di vista dell'istruzione. Beh, sulla tempistica sicuramente oggi sappiamo che, come dicevo all'inizio della nostra chiacchierata, che purtroppo le pandemie, le epidemie sono soggette ad un andamento statistico, grafico, come spesso vediamo fare dagli esperti, no? C'è quella famosa curva che viene esposta, viene fatta vedere, perché proprio è un modello matematico quello che poi segue appunto il virus per certi versi. Quindi toccherà capire nei prossimi giorni. Prima cosa, che cosa accade secondo me in Lombardia, dove ci sono stati naturalmente i focolai, ci sono i focolai più importanti, capire che andamento c'è del virus su quel territorio. E poi di conseguenza, secondo me, gli analisti, gli esperti, gli epidemiologi potranno anche tracciare una prospettiva su quello che è il resto della nostra nazione. È chiaro che noi abbiamo iniziato una battaglia, la dobbiamo concludere. Non è che possiamo fare, come dire, il primo tempo della nostra battaglia facendo e avendo fatto un grande sacrificio, mi permetto di dire, al netto delle vittime, a cui va il mio pensiero, il mio abbraccio a tutti i familiari che hanno purtroppo dovuto vedere un epilogo così tragico, ma dall'altra parte c'è un'altra tragedia che stiamo vivendo, è quella economica, perché abbiamo un tessuto economico che praticamente è in ginocchio, e quello che preoccupa notevolmente anche me amministratore e tanti altri per quanto riguarda la prospettiva futura. Io la ringrazio, grazie a Sandro Mariani, consigliere regionale di Abruzzo in Comune, di aver analizzato un po' questa mattinata insieme. Grazie a Sandro Mariani. Bene, si conclude qui questa edizione straordinaria del TG6, ma di fatto noi tra 50 minuti alle ore 14 in punto saremo di nuovo in diretta con la prima edizione consueta del nostro telegiornale, in cui rivedremo le parti salienti della conferenza stampa che vi abbiamo mostrato in diretta questa mattina. Ha parlato il governatore della regione Abruzzo Marco Marsiglio, ma non solo lui, ha parlato anche l'assessore alla sanità Nicoletta Verì, ha parlato anche il professor Albani, l'assessore al lavoro Fioretti. Vi rimostreremo i passaggi salienti di una conferenza stampa, ricordandovi sempre quella che è la notizia principale. Purtroppo i numeri della mattinata sono saliti a 347 i contagiati da Covid-19 nella regione Abruzzo. Io vi saluto, grazie per essere stati con noi per questa edizione straordinaria. Alle 14 la prima edizione del TG6. Buona giornata.